Il traditor, come potete immaginare, è indispettito. Le sue prede, Zerlina e Donna Elvira, coalizzandosi, hanno mandato all'aria i suoi progetti. Come se non bastasse, gli piombano addosso Donna Anna e Don Ottavio, sempre in cerca dell'assassino del padre di lei. Naturalmente, Donna Elvira ripete ad Anna lo stesso consiglio che ha dato a Zerlina. Non fidarti di quest'uomo, è un nido di inganni. Don Giovanni è in chiara difficoltà. Allora se la svigna. Addio amici! Bastano queste due parole a farlo riconoscere. È lui il colpevole, accusa Anna. È lui l'assassino di mio padre. Ora, naturalmente, noi ci aspetteremmo che la coppia riprendesse a inseguirlo. Invece, Don Ottavio chiede alla sua promessa sposa di raccontare come andò quella notte. La donna dipinge una straordinaria scena di seduzione, non senza un certo compiacimento. Poi incita Don Ottavio a punire finalmente chi tentò di disonorarla. Adesso state a sentire quel tenerone di Don Ottavio. Lui, senza Donna Anna, non sa vivere. Se lei sospira, sospira anche lui. Se la sua donna ha pace anche lui. Se non ha bene, anche lui non ha bene. Ma perché non si chiede mai se il cuore della promessa sposa palpiti ancora per il seduttore assassino? Don Ottavio non se lo chiede. E allora il tradimento se lo merita.
Lasciamo Don Ottavio alle sue certezze ed entriamo nella casa di Don Giovanni, dove la tavola è apparecchiata. Vi ricordate che ha invitato tutti gli amici di Zerlina e Masetto? Leporello è stato bravo a intrattenere gli ospiti e a tenere a bada Masetto mentre il suo padrone insidiava la fresca sposa. E ha sudato le classiche 7 camicie per mandar via Donna Elvira, quella scocciatrice. Ma alla fine ce l'ha fatta. Ora sono tutti a cena e Don Giovanni ordina di versare il vino ai commensali. Zerlina vuole riconquistare il suo sposo. Non devi dubitare di me, dice, ma se proprio vuoi punirmi, eccomi qua. Che Zerlina riconquisti il suo Masetto ci importa poco, siamo sinceri. Ci intriga invece sapere come Don Giovanni uscirà dal vicolo cieco in cui si è cacciato. Si prepara la grande festa e alla porta di Don Giovanni bussano adesso anche Don Anna, Don Ottavio e Don Elvira, tutti mascherati e con la voglia di attuare finalmente la loro vendetta. Don Giovanni non si scompone, li fa accomodare e li invita al ballo. Ma commette l'errore di riprovarci con Zerlina. Stavolta la fanciulla si mette a urlare e Don Giovanni, un po' vigliaccamente, tenta di far ricadere la colpa su Leporello. Ma non gli riesce.
è una rivolta contro di lui. Thank you.